Proseguiamo queste storie di motoestate con Davide Mortali. Davide, hai iniziato a correre nel motoestate 2018 vincendo la 600 subito, 3 anni di corse, 3 begli anni e proprio il debutto il tuo nel motoestate. Sì, diciamo è stato il mio trampolino di lancio per la mia tenera età, però mi sono classificato, ho vinto il campionato 2018, 2019 un po' sfortunato, varie cadute e intemperie varie, quindi è andata abbastanza male. 2020 diciamo che tutto sommato anche post-Covid abbiamo fatto un campionato decente, tranne l'ultima gara di Varano che ci siamo stesi alla X, ma abbiamo recuperato comunque 8 punti lo stesso perché abbiamo finito la gara. Ecco, una 600 che è cresciuta esponenzialmente. Sì, diciamo che il livello si è alzato parecchio quest'anno e bello, perché abbiamo sempre qualcosa comunque da imparare dai piloti con la P maiuscola e contento di aver partecipato anche quest'anno. Ecco, tu prima del motoestate giravi coi pareggiamenti, prove libere. Ecco, com'è il cambio, diciamo, dalla prova libera alla gara? Diciamo che è nato tutto con amici, facendo i pareggiamenti, Ligure Bike, Gulli Racing e via discorrendo, e avevamo dei risultati positivi. Allora ci è venuta voglia di fare una qualche competizione e abbordabile ai nostri portafoglio, diciamo. E il primo pensiero è stato al motoestate e è stata una bella esperienza, bella, anche tuttora. Ecco, ti faccio l'ultima domanda: per un pilota che fa i pareggiamenti, qual è l'emozione più grossa di fare la prima gara, la partenza, come dicono in tanti? La prima gara è difficile spiegare, perché quando sei in griglia e hai tutto il coltello fra i denti, è una cosa indescrivibile. Uno dovrebbe provare per capire l'adrenalina che c'è in griglia, però molto molto bello. Allora provate le partenze da fermo, cioè le gare. Grazie Davide, in bocca al lupo. Grazie a voi e buon divertimento a tutti.